Simone Fagioli, vincitore 42esima edizione cronoscalata dello Spino, passano gli anni, cambiano gli avversari, ma in cima alla classifica resta sempre il tuo nome. Il tempo ci ha fatto tribolare fino alla fine, però una grande vittoria, una grande gioia, un altro trionfo importante qui perché viene fatto con la nuova macchina. Un progetto nuovo e portarla alla vittoria qui allo Spino per me è stato importantissimo. Il tuo rapporto con questa corsa che ormai credo inscindibile? No, la gara praticamente ormai è la mia gara di casa, quindi spero veramente l'anno prossimo riesca a passare il campionato d'Europa. È un percorso fantastico organizzato in un modo eccezionale dai ragazzi, quindi se si riuscisse a rifare il manto stradale sarebbe una gara fantastica. Prima manche con tanto di record? Sì, a prima manche abbiamo azzeccato l'auto, anche se c'era qualche schizzetto d'acqua, ma non dava noia, per arrivati il record siamo contenti. Nella seconda invece l'acqua è aumentata? La seconda manche, non tanto il pezzo iniziale, ma sul finire bisognava stare attenti perché se andava incontro all'acqua non era facile da vedere perché facendo dentro fuori dai boschi non era facile capirlo. Poi ci siamo accorti perché la macchina scivolava molto. Non sembri molto emozionato, è una particolare ormai, diciamo così, abitudine alla vittoria oppure nascondi bene quello che provi? No, sono contentissimo, però io punto alle gare, ma ho qui in testa a riuscire a portare a termine la missione che è quella del campionato, quindi non sono felice, felicissimo, ma cerco di rimanere a piedi per terra e guardare avanti. Ultima domanda riguarda questa bella gara, il team Pro Spino e anche il pubblico che ti segue sempre con grande affetto. No, qui è tutto speciale, veramente tantissimo pubblico, questi ragazzi hanno sfidato anche il meteo che diceva che pioveva, quindi un grazie a tutti coloro che erano sul percorso e ai ragazzi dell'organizzazione della Pro Spino che ha fatto un lavoro fantastico. Alessandro Pigolotti, presidente Pro Spino Team, possiamo dire che questa 42esima edizione, tempo a parte, è andata bene? Sì, ma anche con il tempo alla fine tutto sommato rispetto alle previsioni non è andata malissimo, ha permesso ai campioni di correre quasi completamente all'asciutto, quindi una bella edizione, numeri record anche per quanto riguarda le prestazioni sportive e siamo veramente soddisfatti. Non cambia il nome del vincitore con Fagioli che si conferma super? Sicuramente non era una scommessa difficile, però insomma Simone dà sempre un grande spettacolo, con un 2.31 ha stampato un record su un tracciato quasi umido, quindi una grandissima prestazione da parte di Simone e comunque anche bellissima la sfida con Christian Merli, ormai il protagonista, il nemico numero uno di Simone sul campionato, e poi un ottimo posto di Omar Magliona che sull'asfalto un po' viscido si conferma un gran pilota. Nonostante le difficoltà che accennavi in serie di presentazione, però possiamo dire che è andato bene, Pieve Santo Stefano ha la sua grande gara e l'avrà anche in futuro. Sì, è andata bene e ce l'avrà anche in futuro la sua grande gara, come dicevi, anche se abbiamo una seria wild card per il campionato europeo, ma dobbiamo fare tanto per migliorare il manto stradale, quindi adesso approfitto anche dei media proprio per urlare il nostro grido d'aiuto per chi può darci veramente una mano per fare l'ulteriore finale step della manifestazione che comunque rimane ad altissimi livelli. Ultimissima domanda, hai dei ringraziamenti da fare? Beh, ringrazio tutti quanti quelli che ci sostengono, a partire dagli enti che ci hanno permesso appunto tutte le autorizzazioni, i nostri sponsor, tutti i piloti che sono accorsi numerosissimi, e voglio fare, proprio perché siamo a botta calda come si dice, un gran ringraziamento anche a tutti quanti i nostri commissari di percorso, lo staff della CSAI, commissari internazionali, tutti quelli che hanno permesso di portare in porto questo enorme veliero che è la cronoscalata Pieve Santo Stefano Passo dello Spino.